il tema di oggi, che è il collezionismo europeo nel Settecento, nell'età del Grand Tour, cioè nell'età in cui moltissimi viaggiatori stranieri approdano in Italia e a Roma in cerca di questo incontro con la classicità e con il mondo antico, c'è sempre il tema anche della centralità di Roma. È un momento nel Seicento in cui Roma ha una leadership culturale, ha un'importanza tale che questo consente di costruire delle collezioni che sono assolutamente memorabili, c'è una capacità di aggregazione che è enorme. La tendenza più evidente non è tanto alla formazione di grandi collezioni in questo ambito, quanto piuttosto questo fenomeno di dispersione, di flusso che esce dall'Italia dovuto a tante situazioni. In particolare il Settecento l'Italia vive una depressione economica molto forte. Facciamo un esempio, siamo in una sala da pranzo che è meravigliosa e siamo all'interno di una residenza bellissima che esalta in fondo l'arte italiana, perché se voi guardate, incastonati sulle pareti ci sono 24 dipinti di Canaletto, cioè del più grande pittore veneziano del Settecento. Però non siamo più in Italia, cioè colui che si permette una committenza così importante, quello che, vogliamo usare una parola brutta, il prodotto è ancora un prodotto italiano, ma le persone che investono e che possono ordinare una serie così magnifica di dipinti italiani vengono da un altro mondo. Qui siamo nel Bedfordshire, parliamo del quarto duca di Bedford, il quale durante un suo viaggio in Italia negli anni 30 ordina a Canaletto queste magnifiche vedute per decorare la sua residenza. Questo è l'Arsenale di Venezia dipinto da Canaletto, una delle vedute del duca di Bedford. Basta guardare il green che c'è attorno per capire che non siamo appunto in Italia, ma siamo in una grande country house inglese. Sto dicendo insomma che questi viaggiatori, che in gran parte provengono dall'Inghilterra, che vive un momento di espansione anche proto-industriale molto forte, compiono quasi tutti il viaggio in Italia perché questo fa parte di un viaggio di iniziazione, questo consente loro, una volta fatto questo percorso culturale, di rientrare in Inghilterra e di essere ammessi alla Camera dei Lord, avendo alle spalle avuto questa formazione, questo incontro particolare con il mondo italiano. Torniamo invece a Roma, e qui siamo nel Seicento, dove si costituisce, fra le tante, una collezione molto importante. Parlo della collezione di Cassiano dal Pozzo, che è una figura centrale del Seicento, è un committente molto importante che protegge un grande pittore francese del Seicento, che è Nicolas Poussin. Poussin vive tutta la sua vita a Roma e per Cassiano dal Pozzo, che lo introduce alla corte di Francesco Barberini e così via, Poussin produce una serie di dipinti, 7 dipinti, che rappresentano i 7 sacramenti nel Seicento, che diventa proprio un luogo, una cosa di culto. Tutti i viaggiatori che vengono a Roma chiedono di vedere i 7 sacramenti di Poussin. Sono una delle grandi ricchezze di Roma. Già alla morte di Cassiano dal Pozzo nel 1657, gli eredi si trovano in difficoltà e i 7 sacramenti di Poussin vengono messi in pegno. Poi l'anno nel 700 addirittura si tenta di venderli, ma il Papa Benedetto XIV impedisce l'esportazione. Qui il caso di questi 7 sacramenti di Poussin è proprio un caso nel Settecento di un'esportazione fraudolenta. Perché cosa succede? Non si possono esportare tranquillamente, però i Boccapaduli, che sono gli eredi di Dal Pozzo, avviano una transazione con un altro duca inglese, che è il duca di Rutland, che ha un meraviglioso castello a Beaver Castle, e il consigliere del duca di Rutland è Reynolds, un grande pittore inglese, e alla fine decidono di far eseguire a un restauratore, a un pittore fiammingo del Settecento che abitava a Roma, che si chiama Wink, delle copie perfette dei 7 sacramenti di Poussin. Queste copie vengono inserite al posto delle tele originali, nella sede originaria, mantenendo le cornici originali che aveva fatto disegnare allora Cassiano dal Pozzo per Poussin. È una frode di cui quasi nessuno si accorge, i viaggiatori continuano a vedere e ad ammirare i 7 sacramenti, il Papa stesso, che in quel caso è Pio VI, lo stesso, mentre le tele vere di Poussin si imbarcano su dei vascelli verso l'Inghilterra
arrivano trionfalmente in Inghilterra, vengono esposti alla Royal Academy e Reynolds, celebrandoli, dice l'Inghilterra da oggi è più ricca e Roma è più povera. Voglio raccontare un pochino chi sono i protagonisti di questa storia. Nel Settecento ovviamente i protagonisti sono, uno per esempio, i viaggiatori, i committenti, questa classe aristocratica che deve comunque fare questo viaggio in Italia, a volte anche in maniera, diciamo, questi giovani in plumi e poco, con poca voglia di studiare o di educarsi, vengono spinti a forza con il loro precettore in Italia perché devono avere compiuto questa esperienza per poter rientrare in Inghilterra con un'aura che li legittimi nella loro carriera politica e diplomatica. E tra le varie operazioni che sono classiche è che vengono ritratti in Inghilterra dal pittore più grande del tempo, che è Reynolds, e in Italia chiedono di essere ritratti da un pittore di Roma, anzi di Lucca di origine, molto specializzato in Milord, come si diceva, che aveva uno studio in via Bocca di Leone e che era Pompeo Battoni. E Pompeo Battoni esegue più di 200 ritratti di questi viaggiatori inglesi, avendo confezionato una tipologia che è un po' sempre quella. Il viaggiatore passava 2 o 3 ore nello studio di Battoni, Battoni schizzava un ritratto del volto e poi, come un fotografo di oggi, c'era un montaggio in cui si aggiungeva il cane, la levrette, il bastone, il cappello da viaggio e alle spalle questa idea appunto di essere transitati dall'antichità di Roma. Quindi il mercato funziona un po' come un mercato azionario, c'è un'enorme domanda, c'è una grande domanda e non è poi sempre facile reperire questi pezzi, per cui comincia anche un mercato di falsi, di falsificazioni, un po' come i derivati. E l'altro elemento ancora è il mondo romano, che inventa un nuovo tipo quasi di imprenditoria. Quando può vende i suoi tesori, in altri casi comincia a scavare nelle proprie proprietà. Per esempio i Borghese lo fanno lungo la strada di Tivoli, in una proprietà dove disseppelliscono l'antica città di Gabi. Il cardinale Albani lo finanzia gli scavi a Villa Adriana a Tivoli, perché in questo modo recuperano dei reperti che in parte si conquistano e quindi possono disporne. Questo è un dipinto di un artista inglese che è Thomas Jones. Qui siamo dentro alla Villa Montalto Negroni, che era forse la più grande villa entro le mura di Roma. Quando si costruisce Stazione Termini, quando questa proprietà, che era allora dei Massimo, viene quasi cancellata e nasce tutto questo quartiere umbertino che voi vedete. Qui siamo quindi all'interno delle mura di Roma, dove si scava e dove si trova e affiora una domus romana a 2 piani. Il primo era crollato, ma, cosa meravigliosa, ancora con tutti gli affreschi intatti. Si chiama un famoso artista del tempo, che è Anton Raphael Manx, il quale si fa aiutare da un cognato, von Maron, e Manx disegna questi affreschi del primo secolo d.C. trovati a Villa Montalto Negroni, fa queste grandi tavole che sono colorate a mano perché ancora non si riusciva a produrre delle tavole a colori, e queste fanno un grande clamore a Roma, diventano molto celebri e famose, e allora a quel punto i proprietari staccano gli affreschi dalla Domus Romana, li vendono a un artista inglese che è Tresham, Henry Tresham, il quale a sua volta li vende al vescovo di Derry, che voleva arredare la sua dimora, la sua country house in Irlanda, e quindi staccati, venduti a 2 o 3 piazzisti, alla fine venduti al vescovo di Derry, si imbarcano su un vascello che non arriva mai perché c'è un naufragio e questi affreschi si perdono. Questo è un incantevole dipinto di Sablé, pittore di Ginevra, che si chiama La bottega dell'antiquario, dove si vedono questi elegantissimi travelers, questi viaggiatori, lui e lei, che arrivano nella bottega dell'antiquario, dove miracolosamente si solleva un lenzuolo e appare il reperto appena ritrovato. Quindi c'è un mercato di falsi, di copie, di calchi, che permette alla società romana in qualche modo di conquistare una certa ricchezza economica. E questo è un incantevole disegno di un pittore che si chiama Cades, En mémoire du 4 avril del 1793,
in cui racconta questa vacanza intelligente, cioè questa passeggiata che viene organizzata da un altro di questi mediatori inglesi pittori, e sono quelli che trattano anche con i viaggiatori, il primo in prima linea davanti, che è Gavin Hamilton, il quale guida questa bellissima passeggiata dei principi borghesi, il principe, la principessa e gli amici, che se ne vanno a visitare gli scavi di Gabi sulla strada di Tivoli, una città sepolta ritrovata nella proprietà dei borghesi e che serve appunto quindi a riattivare un mercato importante. La scoperta degli scavi a metà Settecento, degli scavi di Ercolano e Pompei, queste città sepolte che risorgono e che sono qualcosa di clamoroso, per cui fanno affluire in Italia persone da tutta l'Europa per ammirare queste città che restituivano la vita di allora, sono veramente qualcosa che spezza a metà il secolo, che cambia radicalmente il gusto nel secolo e introduce questo tema appunto del vivere all'antica, che fa sì ancora che l'Italia povera e anche oramai sul punto di cedere la fiaccola dell'essere il centro della cultura alla Francia, a Parigi, perché nel secondo Settecento l'Encyclopédie, Diderot, i philosophes, questi movimenti nuovi, insomma, creano un terreno culturale così alto come non c'è in Italia, però l'Italia è ancora il luogo dove comunque si deve arrivare. E questo dura fino alla fine del Settecento. Tra i protagonisti di questo rapporto molto stretto con l'Inghilterra e di questo contatto con le classi alte inglesi, c'è uno dei grandissimi uomini del Settecento, che è Giovan Battista Piranesi, di origine veneziana, protetto dai Rezzonico a Roma, architetto. Questo è un bellissimo disegno di Angelica Kaufmann, è un ritratto di lui. E fra le cose che come architetto realizza c'è questa non piazza, un luogo che amo tantissimo, meraviglioso di Roma, che è Piazza dei Cavalieri di Malta, che ha questo perimetro così aereo, fatto di siepi, di cancellate, di pareti, dove c'è la chiesa del Priorato. Però Piranesi vive essenzialmente del suo mestiere di grande acquafortista, cioè prepara queste lastre di rame di acquaforti che celebrano in generale le rovine di Roma, questo tema della rovina, della decadenza, della grandiosità, della magnificenza di Roma. E queste tavole che hanno incise, che hanno un costo molto più basso dei dipinti perché possono essere replicate, raggiungono tutta l'Europa e fanno di Roma, insomma, questo luogo mitico, al punto così grandioso di questo passato antico e perduto, che a volte poi i viaggiatori, quando arrivano, trovano che le rovine sono molto meno grandiose di questo gigantismo proposto da Piranesi. Questa situazione non riguarda solo Roma, ecco, riguarda veramente l'Italia tutta. Per esempio, se ci spostiamo a Napoli, lì c'è una figura che è stata, a mio parere, molto, forse bisogneremmo un po' ridimensionarla, insomma molto mitizzata, che è quella di Lord Hamilton, che è questo aristocratico nobile inglese che vive a Napoli, a Palazzo Sessa. Lui rappresenta questo mondo colto, raffinato, fantastico, ed è un grandissimo collezionista. In più, diciamo, in questo progetto promozionale, perché poi alla fine Lord Hamilton è sì un collezionista, ma fa tutta una serie di operazioni che gli permettono di valorizzare questa collezione al massimo, e quando ha raggiunto il culmine la vende al British Museum. Lui, che è molto già un uomo maturo, anziano, a un certo punto sposa una donna inglese di 20 anni, bellissima, che è Emma Hart, che era stata di origini molto modeste, era stata la musa o anche di molto di più di tanti pittori inglesi. George Romney era stata l'amante del nipote di Lord Hamilton, e Emma approda a Napoli. Questo è in un disegno della Vigée des Brins, questa donna molto bella, e il cavaliere Hamilton fa di Emma un altro elemento di attrazione per questo particolare rito, performance, che si fa nel suo palazzo e che serve poi in qualche modo a promuovere poi tutta anche le sue collezioni. Emma Hart viene addottrinata per fare queste performance la sera in una cabina nera orlata d'oro, dove lei, con degli scialli e una tunica bianca, si veste da baccante, da donna della tragedia. Leggo due righe che sono quelle
dove Goethe, anche Goethe quando compie il viaggio in Italia, non vuole mancare questa performance, vuole anche lui vedere questo spettacolo e lo racconta nel suo viaggio in Italia nell'87 e dice: il cavaliere Hamilton, ambasciatore d'Inghilterra, ha trovato in una bella fanciulla il colmo dei godimenti dell'arte e della natura. Ha accolto presso di sé una bella inglese di 20 anni, molto bella, la vestita di un costume greco che le sta a meraviglia. Lei scioglie i suoi capelli, li fa ondeggiare, si serve di 2 scialli e varia talmente i suoi atteggiamenti che si crede di sognare. In piedi, in ginocchio, seduta, giacente, seria, triste, burlesca, esaltata, penitente, inquieta, minacciosa, il vecchio cavaliere le tiene il lume, trova in lei, è Goethe che scrive, trova in lei tutta l'antichità, tutti i bei profili delle monete di Sicilia e finanche l'Apollo del Belvedere. Quando alla fine del Settecento questo sogno di vivere all'antica declina, quando declina questo mito del classico, l'Italia diventa un luogo marginale, molto periferico, non ha più questa leadership culturale che ha tenuto per tanti secoli. E se ancora degli artisti o delle persone vengono in Italia, cercano un'altra Italia, cercano soprattutto quella che è l'Italia inventata in un altro modo, ed è Lord Byron all'origine di questo, cioè la bellezza di un'Italia che muore, di un'Italia in dissoluzione, della malinconia di Venezia, della città al tramonto. E quindi in età romantica, se si viene in Italia, si viene con una, diciamo, gravitazione verso luoghi di una geografia che è differente. Quindi il declino di questo tema del classico coincide anche con questo declino dell'Italia. La tendenza è quella della perdita, è quella del cedere alle ricchezze. Un caso assolutamente importantissimo è quello della Galleria degli Este, che prima era stata a Ferrara, la Casa d'Este, una galleria di pitture del Rinascimento italiano eccezionale, che poi alla fine riparano a Modena. Racconto in breve: 1746, Francesco III d'Este, dissanguato dalla guerra di successione austriaca, senza più mezzi, prepara un elenco dei 100 capolavori della Galleria Estense. E le trattative hanno luogo con Augusto di Sassonia, e i 100 capolavori della Galleria Estense su delle carrozze, su dei carriaggi, su dei convogli partono verso Dresda. Se vogliamo guardare il lato non negativo di questo, è che questo sbarcare a Dresda di 100 capolavori del Rinascimento italiano promuove un interesse, questi Annibale Carracci, sempre della vendita di Modena, questo è Correggio, questo è Rubens, questo è Andrea del Sarto, questo è uno dei capolavori più noti, che è il Cristo e la moneta di Tiziano, poi c'è Velázquez e così via. Questo approdo di questi grandi capolavori del Rinascimento italiano a Dresda promuove una serie di studi, di interesse e di rilancio del Rinascimento italiano. Per esempio Winckelmann, che è il più grande teorico del Settecento, sarà a Dresda che ha questa specie di folgorazione per l'Italia. E quindi questo, a metà Settecento, è uno degli episodi chiave che depaupera immensamente il patrimonio italiano, cioè la vendita dei 100 capolavori della Galleria Estense. Sono questi episodi che vorrei raccontare. Quello che mi appassiona più di tutti è questo, che per fortuna non è così tragico, perché molte delle opere, per fortuna, sono ritornate. Cioè, parliamo di quella che è il saccheggio non solo dell'Italia, ma della Germania, di Vienna, dell'Olanda, di tutti i grandi capolavori, che in seguito al Trattato di Tolentino del 1797, Napoleone, di solito diciamo Napoleone, con questi convogli che partono da Roma da aprile a luglio, 5 immensi convogli con il Laocoonte, con tutto quello che era possibile, approdano a Parigi. Dico, non è così drammatico, perché poi naturalmente la storia alla fine in qualche modo restituisce molte di queste opere, perché dopo Waterloo e la caduta di Napoleone si tratta, e a Vienna Canova riesce a riportare in Italia molti di questi capolavori. Però io vorrei raccontarla un po' da un altro punto di vista. Si dice sempre che è Napoleone che con questa arroganza
spoglia, depreda l'Europa per portare tutto questo a Parigi. Allora, intanto lo stratega di questa operazione, più che Napoleone, è una figura appassionante di fine Settecento, che è questo barone Dominique Vivant de Non, il quale prima è l'uomo di fiducia di Luigi XV, poi di Luigi XVI, poi della Rivoluzione, poi del Direttorio, poi di Napoleone e poi anche dei Borbone. E è un uomo di grandissima cultura, scrittore, spia, diplomatico, cacciato da San Pietroburgo, poi non ci si fidava, mandato via da Napoli eppure anche da Venezia. Un uomo molto colto, il quale è lui che fa la selezione di tutti questi capolavori che debbono essere portati in Francia. Ma prima ancora, per capire, è un uomo di questa cultura dell'illuminismo. Siamo negli anni, diciamo, di questa cultura libertina. Lui pubblica anche un volume che si chiama Œuvre Pris à Pic, e dove ci sono delle tavole incise, forse lo fa anche per guadagnare dei soldi, e per esempio questa che illustra è la tredicesima fatica di Ercole, e cioè il momento in cui Ercole, questo dio greco, dopo aver debellato il leone che infestava la regione, riceve dal re Testios, che lui scrive Testic, giocandolo, in dono le sue 50 fanciulle, e con l'impegno di fecondarle tutte in una notte. Questa è la tredicesima fatica di Ercole, ma vedete quanto è colto tutto questo rimando, perché per esempio nella figura centrale, dove si vede Ercole alle prese per violentare una delle fanciulle, il gruppo è un gruppo che ha un archetipo nobile, che è ispirato al Gian Bologna della Loggia dei Lanzi di Firenze, al Ratto delle Sabine, insomma c'è dietro sempre un modo più cerebrale e sottile. Naturalmente tutto questo nel clima, diciamo, libertino della Rivoluzione francese è possibile, ma subito dopo il moralismo terribile del terrore la fa pagare duramente a Vivant de Non, che era nato in questo momento più libertario della Rivoluzione ed ha un momento di grande caduta. Si riscatta, e qui comincia a entrare il rapporto con Napoleone, quando lui si aggrega alla campagna d'Egitto, che è una spedizione dal punto di vista militare non certo trionfante di Napoleone, ma lui lo segue come reporter e disegna 400 tavole ispirate all'Egitto, che verranno pubblicate, le Voyage dans la Haute et la Basse Égypte, che verranno pubblicate al suo ritorno e che hanno un successo pazzesco, ripubblicate in Francia, addirittura a New York, e introducono quella moda egizia che è tipica dell'impero. E lui, Vivant de Non, era anche personalmente un grande collezionista. Aveva per esempio questo magnifico ritratto di Napoleone del 97, dopo la battaglia di Castiglione, fatto da Jacques-Louis David, non finito. Oppure lui, per esempio, possedeva, questo è a Detroit oggi, ma era l'angelo annunciante, manca la Madonna, di Beato Angelico, e questo è molto importante perché lui sceglieva per esempio i primitivi italiani, i fondi oro a Siena, a Spoleto, i luoghi remoti dell'Italia, quando nessuno li guardava, quando non c'era affatto il culto per queste cose. Per cui questo esproprio di questi dipinti che vengono portati a Parigi e celebrati, quando torneranno in Italia, torneranno con quest'aura, cioè è stato lui che ha riscattato gran parte di questa cultura. Lui possedeva Beato Angelico, possedeva questo capolavoro assoluto di Memling, che è uno dei più bei ritratti fiamminghi, quest'uomo con una modernità antica, possedeva questo grande dipinto di Watteau, che è uno dei personaggi della commedia dell'arte, questo Pierrot che si chiamava Gilles, e che viene indicato come uno dei grandi studi sull'alienazione, su questo effetto. Quindi questo per dare a Vivant de Non non soltanto la caratteristica del killer di Napoleone che viene a prendersi questi regali, ma lo vedete qui con il pastrano a Berlino, doveva fare un gran freddo, che sceglie i pezzi da portare. Pensate che l'agnello mistico di Van Eyck viene a Parigi, perché l'idea è quella di costruire questo Musée Napoléon, che doveva essere il museo di tutte le nazioni, di tutti i grandi capolavori, e che naturalmente va letto
sicuramente come un'opera di pillage, cioè di depredazione dell'Olanda, di Vienna, della Germania, dell'Italia, ma anche come questa idea tipica dell'illuminismo di avere quest'utopia, di sognare un mondo di civiltà circolare al di sopra delle nazioni, cioè il contrario di quello che stiamo vivendo oggi in questa frantumazione nazionalistica. Però anche c'è questo lato non soltanto predatorio, c'è anche questo sogno che era stato coltivato dalla Rivoluzione francese. Ma rendetevi conto di qual è l'operazione, perché tra le cose che partono le grandi icone della nostra cultura, quindi l'Apollo del Belvedere che era in Vaticano e che viene portato al Louvre, dove si allestiscono queste sale magnifiche con le studiate da un punto di vista spettacolare, con queste nicchie e con queste statue che celebrano, vedete, l'Apollo del Belvedere al Louvre per questo Musée Napoléon. E così, per esempio, la Venere Capitolina che vedete a sinistra e addirittura la Venere dei Medici a destra. Oggi magari non la consideriamo neanche uno dei grandi capolavori, però allora i Granduchi di Toscana ne facevano l'icona simbolo delle loro collezioni. E viene proprio espiantata dalla tribuna degli Uffizi, cioè una sala costruita, che c'è ancora oggi così, costruita attorno alla Venere dei Medici che è al centro, che rappresentava l'emblema, la bandiera delle collezioni Medice. Quindi tutto questo fra aprile e luglio, in 5 lunghissimi convogli, viaggia dopo la pace di Tolentino, dopo il trattato di Tolentino, verso la Francia, passando le Alpi. Per esempio il Laoconte, gli emblemi del nostro mondo, tutto viene portato verso Parigi. Questo viene da Berlino, allora era una celeberrima statua probabilmente funeraria, con questa ragazzina, sembra quasi Correggio da tanto è bella, ed è una copia romana di un modello ellenistico, la giocatrice di astragali che erano con gli ossicini o di montone o di pecora, con le quali io, che sono vecchissima, quasi avanti Cristo, giocavo ancora con queste pietruzze sulla mano che se ne prendeva uno o due, insomma era un gioco che nell'antichità, e questa per esempio è una statua allora celebratissima e copiatissima che viene portata da Berlino a Parigi e vengono tutti sistemati in queste nuove sale del Louvre, dove perfino il Nilo, che poi è ritornato in Vaticano, mentre il Tevere è rimasto per sempre al Louvre. E questa è la sala con il Laoconte, dove si vede Napoleone e Maria Luigia che la notte al lume delle torce visitano le sale del Louvre, e questa passeggiata di notte al Musée Napoléon diventa una passeggiata di culto che viene fatta a Parigi nella gloria di sapere che tutti questi, diciamo, capolavori sono, rappresentano la civiltà dell'Europa e sono a Parigi. E un direttore del Louvre, Pierre Rosenberg, che era furente contro Napoleone, che poi si era imbarcato nella campagna di Russia e continuava a dire: ma che cosa gli è venuto in mente, che in fondo aveva già tutto qui? Perché, diceva questo direttore del Louvre, tutti questi grandi opere erano state portate a Parigi in seguito a dei trattati firmati. Quindi, se non ci fosse stato questo crollo di Napoleone a Waterloo e il congresso di Vienna, noi regolarmente avremmo potuto, diciamo, mantenere al Louvre queste raccolte. Per fortuna non è andata così e il Laoconte e molte altre cose sono tornate. L'ultimo episodio, brevissimo, che voglio semplicemente raccontare in seguito di questa storia, è un episodio che vede ancora coinvolto Napoleone e Camillo Borghese, che sposa Paolina Bonaparte, a un certo punto tratta la cessione della sua collezione archeologica. Questo è il più grande acquisto che mai abbia fatto il Louvre. E anche qui noi la leggiamo dal nostro punto di vista come una grande pressione di Napoleone perché accada questa cessione. In realtà è vero, Camillo Borghese era pressato dai debiti. Alla fine il prezzo viene alzato e alla fine vengono pagati 13 milioni di franchi, che era una cifra davvero esorbitante. Io faccio solo vedere in chiusura la cessione di queste opere che avviene senza ritorno nel 1808, cioè siamo alla fine del Settecento, quando l'Italia entra in una marginalità, insomma, diciamo nell'ambito dell'Europa. Questa per esempio era una statua celeberrima che oggi vedete, se entrate al Louvre da Rue de Rivoli è subito piazzata al centro, viene chiamata
Seneca Morente in realtà è probabilmente una statua che rappresenta la tipologia del pescatore, ampiamente restaurata, il grande ritratto di Marco Aurelio, il famoso vaso borghese, che insieme al vaso Medici, sia per la dimensione, che era più di un metro di altezza, sia per la conservazione, sia per il rapporto bellissimo tra la forma e la decorazione, era davvero considerato un unicum e sono tutti quanti al Louvre. E insieme a questa cosa assolutamente toccante, che è l'ermafrodito borghese, c'è questa idea assolutamente fantastica di chiamare Bernini perché crei un supporto su cui appoggiare questa statua. E quel genio di Gian Lorenzo Bernini si inventa questo materasso capitonè di una sensualità enorme su cui poggia la figura. Purtroppo nel 1808 l'ermafrodito con il suo materasso viaggia verso il Louvre e mi viene in mente una cosa, siccome la mostra di Ruskin l'ha allestita per Luigi Pizzi, che è uno scenografo teatrale, un grande scenografo teatrale, lui di fronte alle opere dice sempre che un'opera d'arte va messa in situazione, cioè va messa entro una cornice per dialogare, e qui il grande Bernini già nel 600 aveva messo in situazione questa statua emblema della collezione borghese che finisce negli anni di Camillo Borghese alla Francia. Ma questa è un po' la storia che ci costringe a vedere la ricchezza di questo patrimonio, che ancora oggi è straordinariamente ricco, ma anche il momento in cui c'è stato un flusso che è accaduto in quegli anni. Quindi grazie.